Game of Death di Bruce Lee non è un film ma un'intenzione, già che, come sappiamo, è rimasto incompiuto. Quindi, per quante notizie possano circolare sul progetto, per quanto noi se ne possa sapere, per quanto io stesso disvelai in Italia nei miei vecchi libri, resta, e per quanto altri hanno fatto nel resto del mondo, incluso il bel documentario di John Little, Bruce Lee, Il viaggio di un guerriero, purtroppo non sapremo mai se e dove il film avrebbe finito per approdare. Perché? Perché nonostante tutta la nostra buona volontà di ricercatori, non esisteva una sceneggiatura, e tu non puoi completare un film se non c'è la sceneggiatura, già che Bruce Lee non la scrisse, perché iniziò a girarlo nel 72 in base al suo estro, buttando giù una serie di appunti, circa 11-12 paginette spillettate, quella che in gergo si chiama scaletta, ossia una serie di fatti in maniera concisa, punto 1 succede questo, punto 2 succede quest'altro e così via, che poi in teoria dovrebbero essere sviluppati in sceneggiatura, che non venne mai fatta, perché Bruce interruppe le riprese per girare Enter the Dragon e non fece in tempo a riprenderle, e lui stesso non si era chiarito molte cose, tant'è che Andre Morgan, funzionario della Golden Harvest, quando gli chiese: allora Bruce, hai deciso qual è sto cavolo di tesoro all'ultimo piano della pagoda per il quale sei costretto a scalarla? E lui rispose: grazie al cielo, per i prossimi 2 mesi non ce ne dovremo preoccupare. E invece i mesi diventeranno 3 se non 4 dal momento che Enter the Dragon avrà diversi ritardi a causa dei molti incidenti. E quindi, nonostante i nostri sforzi, nonostante lo sforzo di John Little, anzi direi che il suo documentario, per quanto ben fatto, è ricchissimo, perché l'amico era imbottito di soldi, rappresenta Game of Death più come era nell'intenzione di John Little che come era effettivamente nelle intenzioni di Bruce Lee, perché non c'era un copione, non lo si poteva sapere. Un po' come Bay Logan quando fa i libri e mette se stesso nel titolo insieme a Bruce Lee. C'era quel tipo di, diciamo, tracotanza, di quando uno perde un po' il lume il senso della misura e si piglia troppo sul serio. Perciò noi parleremo dei segreti di Game of Death, il film compiuto, benché tratto da un progetto incompiuto, realizzato da Robert Close nel 77. Close, peraltro, era, ve lo dico perché non ho fatto in tempo a metterlo nell'altro video sui segreti di Enter the Dragon, fu il responsabile della voce diffusasi sul set di Enter, che Bruce Lee voleva uccidere Bob Wall in seguito all'incidente con le bottiglie che gli portò il ferimento delle mani, e che si sparse fra gli stuntman che poi esigevano la punizione del cattivissimo Guaylo, diavolo straniero, che aveva ferito il loro eroe. In realtà quella voce era stata sparsa proprio da Robert Close, che detestava Bruce, detestava Bob Wall, perché si riteneva un regista importante. All'inizio della sua carriera era stato candidato all'Oscar per dei cortometraggi, questo è un altro segreto forse per voi, e quindi dirigere un film di Kung Fu per lui era considerato serie B, era considerato un declassamento, quindi reputava Bruce, Bob Wall eccetera non poco più che degli stuntman, mentre aveva grande rispetto per John Saxon, che per lui era un attore, e quindi questo suo astio lo portò a spargere questa voce, al che Bob Wall, all'ennesima volta a cui la voce gli arrivò all'orecchio, andò alla casa di Bruce, lo affrontò, perché Bob non aveva paura di Bruce Lee, essendo anche lui un campione di karate, tra l'altro Bruce Lee non era un campione, e gli disse: allora, qual è il problema? Se pensi davvero che io l'abbia fatta apposta, sono qui, risolviamola. Cioè era pronto allo scontro fisico, ma in realtà Bruce Lee gli disse: io non ho detto nulla del genere, chi l'ha messa in giro sta voce? Alla fine venne fuori che chi l'aveva messa in giro, dovunque si informassero, era Robert Close, per cui Bruce e Bob andarono all'albergo di Close, e come Close aprì la porta, Bob lo stese con uno sganassone e gli intimò di farla finita di seminare zizzania, altrimenti lo avrebbe frantumato, e parlerà male sempre di Bob Wall per tutto il resto della sua vita, dicendo addirittura: sono meravigliato che uno così riesca persino a camminare, uno così idiota. E io invece non sarei così cattivo con Bob Wall, che peraltro lo ha richiamato quando hanno fatto Game of Death. Qui finalmente veniamo a Game of Death, che esce nell'estate del 78 in Italia, il 25 agosto, distribuito dalla Titanus senza troppa pubblicità né convinzione, eppure nonostante questo, e nonostante all'epoca la stagione estiva fosse una stagione morta,
L'ultimo combattimento di Chen, geniale titolo italiano del quale dobbiamo essere grati perché riproponeva nella memoria del pubblico l'eroe di Dalla Cina con Furore, diventò il secondo maggiore incasso della stagione estiva dopo un film con Gloria Guida che, se non erro, era La liceale seduce i professori, che io stesso andai a vedere. E certo, nell'estate ci andava meno gente al cinema, ma che un film così totalizzasse nelle sale italiane quasi 120.000 spettatori, piazzandosi al secondo posto, fu un successo a sorpresa. Anche se ad oggi ci mancano i dati statistici sull'incasso, per cui potrebbe addirittura essere il film di maggior successo di Bruce Lee in Italia, ma comunque sappiamo che era fra i primi 20 incassi, il che non era poco. L'operazione fu messa in cantiere da Raymond Chow quando rilevò la società, la Concord, che aveva fondato con Bruce Lee, con la quale aveva prodotto sia L'urlo di Chen e coprodotto i tre dell'Operazione Drago con gli americani, ne rilevò il 49% in mano a Linda e, udite udite, in mano a Bungan, che per qualche motivo fiscale o chissà di quale altra ragione, il maggiordomo di Bruce Lee, era stato fatto socio della produzione della Concord, per cui Raymond dovette saldare questi due e si acchiappò tutti i materiali, ossia tutte le scene che Bruce Lee aveva girato, e cominciò a pensare a metterli in cantiere. Ma intanto la sua attività di produttore andava avanti a sprombattuto, perché nel 76 produrrà The Private Eye, una commedia d'azione con i fratelli Ui, dei comici molto popolari localmente, che batterà tutti i record di incassi di Hong Kong di tutti gli anni 70, quindi con i suoi 8 milioni di dollari batterà sia Bruce Lee che l'ancora al di là da venire Jackie Chan. Quindi lui era un produttore lanciatissimo, ma sul mercato internazionale gli serviva Bruce Lee, che era l'unico nome spendibile del cinema di Hong Kong all'estero, quindi cominciò a pianificare, ad annunciare la realizzazione del completamento di questo progetto. Nel 77 richiama in servizio Bob Close, e quindi l'ennesimo segreto di Game of Death è che in realtà dietro alla sceneggiatura firmata da Jean Spears c'è lo stesso Close, che è sempre lui che se la canta e se la suona. Un altro segreto del film è che, per gli effetti speciali, che erano pochi ma comunque a Hong Kong non esistevano, vennero chiamati alcuni tecnici della troupe di Star Wars, addirittura di George Lucas, e questo fece lievitare i costi a 2 milioni di dollari, che per Hong Kong non erano affatto pochi, se considerate che Enter the Dragon era costato meno di 1 milione di dollari. E la verità è, un altro segreto di Pulcinella è che in realtà non esisteva sto found footage, ossia le scene ritrovate poi avventurosamente da Bay Logan e John Little negli anni 2000. Uno si immagina vestiti come Indiana Jones in mezzo agli scaffali della Golden Harvest, che cercano le scene inedite, andate perdute di Bruce Lee di Game of Death, e poi si fanno i documentari, ma non era vero nulla, le scene sono sempre state in possesso a Raymond Chow, tant'è che in questo film, negli ultimi 11 minuti, noi vediamo una sintesi di quelle scene, a riprova che non furono mai andate perse, altrimenti su quale base Bob Close poté rimontare i combattimenti facendo la sintesi che noi abbiamo visto nel film? In realtà quella del found footage degli eroi che ritrovano le cose perdute era semplicemente una balla pubblicitaria per lanciare il documentario di John Little e fare un po' più di soldi sulla pelle di Bruce Lee, tant'è che poi Lidl e le eredi Linda Shannon finiranno addirittura in tribunale, quindi da loro Beniamino diventò quello che li aveva tradite. Ma torniamo a Game of Death. Le musiche erano di John Barry, compositore famoso per la saga di 007. E il cast prevedeva, c'era un grande cast di caratteristi americani che, sebbene non fossero più delle superstar perché erano sul viale del tramonto, erano comunque dei nomi ben noti in America e servivano a vendere il prodotto lì, perché questo film fu fatto anche con un anticipo delle prevendite da parte della Columbia Pictures. Per cui c'erano nel cast ben due premi Oscar, e forse l'unico film di Kung Fu della storia del cinema ad avere due premi Oscar nel cast, che erano Dean Jagger, che aveva vinto l'Oscar per un film di guerra il cui titolo poi metterò in didascalia perché ora non lo ricordo, e che era un grande caratterista, già vecchio qui ma che camperà ancora a lungo e lavorerà ancora lunghissimo, e che aveva interpretato peraltro il film Giorno Maledetto, che conteneva alcune scene di arti marziali negli anni 50. Pensate che a Bruce Lee piaceva molto quel film, quindi per coincidenza uno degli attori di Giorno Maledetto avrebbe poi interpretato un ruolo in un film ispirato a Bruce Lee, anche se Bruce Lee ormai era morto. Peraltro
il maestro d'armi di Giorno Maledetto, John Indrisano, boxer e esperto di Jiu-Jitsu, Bruce lo conoscerà sul set di Il Calabrone Verde, questo è un altro segreto. E l'altro premio Oscar del cast di Game of Death era Dick Young, grande attore che vinse l'Oscar nel 70 per il film Non si uccidono così anche i cavalli, per il quale questo film sarà anche l'ultimo e si rivelerà un vero gioco della morte, perché Dick Young morirà poco dopo le riprese sparando a sua moglie e suicidandosi in una camera d'albergo a New York o a Los Angeles, ora non ricordo, per cause rimaste misteriose. Si sa solo che era fortemente alcolista. E poi c'era la terza star che non vinse mai l'Oscar, ma era popolarissimo in America per una serie western su Wyatt Earp, che era Hugh O'Brien, visto anche nel film Il Pistolero con John Wayne, stupendo, e anche Hugh O'Brien era una garanzia in termini di notorietà. Poi apparivano Danny Inosanto, amico allievo di Bruce Lee nel ruolo di Pascal, e altri attori, fra cui Mel Novak nel ruolo di Stick. Mel Novak, tra l'altro, questo è un altro segreto o curiosità se volete, poi è diventato un predicatore religioso molto attivo nelle carceri, come nel sistema sociale dei carcerati, insomma. E era apparso anche, apparirà anche in Tom Horn con Steve McQueen, perché era amico di Steve McQueen, che a sua volta era stato allievo di Bruce Lee. Ma interessante il cast presunto del film, perché se diamo retta alle voci, su Game of Death ci doveva stare mezzo cinema di Hong Kong, ci dovevano stare Yasuo Kurata, Bolo Yang, Carter Wong, Betty Lin Pei, questo, quello. Molte sono vere, ma molte altre no. Sappiamo per certo che doveva apparirvi Taki Kimura, il guardiano della tomba di Bruce, suo amico e allievo giapponese nippo-americano, recentemente scomparso a una veneranda età, e doveva apparirvi Wong In-sik, che girò anche un filmato preliminare pubblicitario fuori dalla pagoda, e dovevano apparirvi altri personaggi, fra cui Meng Hoi, bambino stuntman di Fantastici Piccoli Superman, di Enter the Dragon, di Il Vendicatore della Mani d'Acciaio, il film con un Unicorn Chan realizzato grazie a Bruce Lee. Doveva apparirvi la smandrappona Betty Lin Pei nel ruolo della sorella di Bruce Lee, madre del bambino che venivano rapiti all'aeroporto coreano di Seoul, mentre Bruce nel ruolo di Haitien, un campione in ritiro che fa tappa all'aeroporto coi parenti, e questo rapimento da parte di una triade locale lo costringe poi a la triade lo obbliga a scalare una torre nel parco nazionale di Beokjusa in Corea, l'unico dove c'è l'unica pagoda al mondo costruita in legno, con davanti una statua di Buddha alta 20 o 30 metri, e Bruce Lee non ci mise mai piede, contrariamente a quello che potete leggere su internet. Lui non ci andò mai, non fece in tempo. In realtà all'interno della pagoda, che poi nel film diventerà il ristorante, era ricostruito in un capannone della Golden Harvest a Hong Kong. Quindi la triade lo obbliga a questa scalata, perché all'ultimo piano di questa pagoda c'è un tesoro misterioso che non si sa e non sapremo mai quale fosse. E Bruce Lee viene coadiuvato nella sua ascesa da George Lazenby, che era in città per un ruolo, e infatti parteciperà ai funerali di Bruce Lee, e da altri due avventurieri. Uno era Chae Yuen, reale campione di arti marziali e attore che aveva fatto tante cose come stuntman, tra cui 5 dita di violenza, e che morirà nel 76 proprio come Bruce Lee, giovanissimo e nelle stesse circostanze, e James Tien, attore che era già apparso nei film di Bruce Lee e che faceva il ruolo di un personaggio ambiguo al quale Bruce Lee cerca di non dare mai le spalle. Bolo avrebbe dovuto esserci, ma presumibilmente o all'esterno della pagoda o al piano terra, su questo le voci sono contrastanti. Ma noi parliamo del film di Robert Kloss, che a mio avviso è divertentissimo, per quanto sia un film spazzatura, ma costò comunque 2 milioni di dollari e all'epoca non fu una realizzazione facile, nonostante scene come quella celeberrima della faccia ritagliata di Bruce appiccicata al vetro in simmetria con le spalle dello stuntman, ma d'altra parte era il 77 quando fu girato e quindi non tutti se ne accorsero al cinema, ve l'assicuro. C'è un mio amico che lo andò a vedere, che me ne parlò come se avesse visto la Madonna di Fatima, ingolosendomi perché io non ci potevo andare. Il film era vietato ai minori di 14, io ce ne avevo 13, lui invece, essendo ripetente, era molto più grande di me, ma nessuno se ne accorse di queste cose all'epoca. Ce ne accorgiamo oggi e facciamo tutti gli schifiltini perché siamo tutti smaliziati, ma questo fu un grande successo. Per me è sempre stato un bel film poliziesco, nonostante tutte le smarronate, con un grande cast, grandi musiche, montato benissimo, bei combattimenti, perché il cinema bisogna anche conoscerlo per poterlo giudicare, quindi in genere chi ne parla male il cinema lo conosce poco. Certo, l'analogia fra la morte di Billy Lo, finta sul set, e quella vera di Brandon nella realtà getta una luce inquietante su tutto. Nel film c'era
Mars, così chiamato perché con quei mascelloni sembrava un marziano, quindi da piccolo lo chiamavano così, sia Sean Wing nel ruolo di uno degli stuntman nell'attacco della villa di Macao. Spero di fare in tempo a dire tutto, ma proprio a proposito della famosa faccenda degli stuntman, qui c'è un altro mezzo segreto. Non so cosa ne pensiate voi, ma noi abbiamo sempre saputo che gli stuntman fossero Kim Tae-chung, Yung Biao e Chen Yao-po, che questo ve l'ho detto io in un libro tanti anni fa, era in realtà un parrucchiere. Ma nella scena dell'attacco alla villa di Macao c'era un mascellone con dei piedi lunghi così, che secondo me non era nessuno dei tre, era un quarto ed era un maestro di Taekwondo.